Per realizzare quello che abbiamo inteso, cioè il processo di stampa che prevede il fatto che dei dati presenti in Access si trasferiscano e vadano a riempire dei campi, vedete, vuoti di Word, ebbene dobbiamo operare in questa maniera. Innanzitutto, diciamo, realizziamo il documento di base. Cioè il documento di base è il documento Word che rimane immutato a prescindere dal contenuto di Microsoft Access. Comunicazione relativa alla verifica della correttezza dei dati. Per esempio questo titolo rimane a prescindere che io questa lettera la mandi al signor Rossi e al signor Bianchi. Gentle e poi quello che segue, questo gentle, cioè gentile signor Rossi, questo semplice gentile che è qui sopra, rimane uguale per tutti. Quello che poi cambierà è signor Rossi, signor Bianchi, signor Gialli e così via. Con la presente le comunichiamo che i suoi dati in nostro possesso sono i seguenti. Anche questa scritta rimane uguale per tutti. Quello che poi cambierà, vedete, è il nome, il cognome e l'indirizzo che verranno inseriti qua dentro. Che noi già sappiamo che si tratta, che consistono in realtà in veri e propri campi di Access, di una tabella di Access. Ovviamente tutto quello che confluirà all'interno di una pagina di Word, ebbene, costituirà il materiale di un record, per cui io avrò il record Mario Rossi, il cui indirizzo è via Bianchi, la città è Milano, il telefono è 333 e così via. Poi avrò il signor diciamo Carli, il cui indirizzo è, la cui città è e così via, e il cui telefono. Quindi diciamo ad ogni pagina è riservato lo spazio di, diciamo, un record con i suoi campi. Per una questione di semplicità, adesso, dopo aver costruito la base di Word, cioè quella che rimane invariata a prescindere dai dati, andiamo a costruire anche il database in Microsoft Access, ma che può essere semplicemente, io adesso la metto qui, creo un database clienti, vedete, predispongo la presenza di questo database sul desktop in maniera tale da facilitare poi la rintracciabilità di quanto sto facendo. La tabella la chiamo clienti, anch'essa clienti per semplicità, e dopodiché a questo punto mi creo i campi, che sono ad esempio nome, cognome, città, no, facciamo prima indirizzo, città e telefono, a questo punto ho creato, vedete, una tabella per, diciamo, che ospiterà i dati relativi ai clienti.